Il Pineto si impone 2-0 nel derby contro il Nereto, riprendendo la corsa playoff e spegnendo le speranze dei vibratiani di avvicinarsi alla zona playout. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 3-5-2 con Del Grosso che sostituisce Cuchi in difesa con Falsetta e Cipriani a centrocampo con Montano. Amaulo fa fronte all'assenza di Pepe arretrando Paoli in difesa e inserendo Caprioli in mediana. In avanti Minella vince il ballottaggio con Romano. Pronti via e subito un'occasione per Pezzotti che, servito sulla sinistra, spara al lato dopo neppure un giro di lancette. Ma l'occasione più ghiotta in avvio è per il Nereto che al 12° sfiora il vantaggio con un lampo di Sant'Angelo dalla distanza sul quale è bravo Mercorelli a distendersi e dire no. Rispondono gli Adriatici al 21° con un colpo di testa di Bosco che indirizza di poco fuori sul corner di Pezzotti. È il preludio al vantaggio con la gara che si blocca solo grazie ad un contestato episodio concretizzatosi al minuto 34. Barlafante riceve palla, entra in area e cade. Il direttore di gara Cortese opta per la massima punizione. Dal dischetto Mininclerì calcia angolatissimo. Palermo intuisce ma non ci arriva con la sfera che si insacca a fil di palo per l'1-0 ospite. Un minuto più tardi al 36° la risposta neretese. Gran sgroppata di Boito che supera un avversario e piazza un buon cross sul primo palo, ma Mercorelli anticipa Montano ben appostato. Proprio sul finale di tempo al 45° gli ospiti confezionano il raddoppio. Bosco serve Minella sulla sinistra che rientra sul destro e in diagonale insacca a fil di palo per il raddoppio biancazzurro con cui si chiude il primo tempo. Ripresa piuttosto blanda in avvio e che regala pochissime emozioni, con il Pineto che gestisce il doppio vantaggio con ordine e il Nereto che non riesce a pungere. Bisogna aspettare il 21° per annotare una conclusione al termine di un'azione insistita del Pineto, con Domizzi che si fa vedere con un timido rasoterra che termina al lato. Girandola di cambi quindi per i due tecnici nel Nereto entrano Torromino, Antonelli e Pietanesi per Natella, Sant'Angelo e Malfetti. Amaulo cambia la coppia d'attacco inserendo Del Mastro e Romano per Barlafante e Minella. I locali accusano il micidiale 1-2 del primo tempo e non riescono ad imbastire una reazione efficace. Al 32° è il Pineto a farsi vedere con un diagonale ad incrociare di Pezzotti che termina poco distante dalla porta difesa da Palermo e al 40° il neoentrato Del Mastro impegna l'estremo vibratiano con una gran bordata dalla distanza sulla quale il numero 1 locale si fa a trovare pronto. È l'ultimo acuto di un secondo tempo avaro di occasioni e che al triplice fischio regala la gioia dei tre punti al Pineto che conferma la terza piazza a braccetto col Fiuggi in attesa dello scontro diretto di domenica prossima e condanna il Nereto che recrimina per il rigore che ha sbloccato la contesa e che ora staziona a meno 15 lunghezze dalla zona playout. Mister Amaulo, il Pineto torna alla vittoria con una gara non spettacolare in cui siete riusciti a concretizzare al massimo le occasioni avute. Ma di spettacolo con campo simile è difficile proporlo. E temevamo molto questa partita perché il terreno di gioco non ci avvantaggiava. Ma tutto sommato pure abbiamo fatto buoni fraseggi e il primo tempo abbiamo oltre fatto due gol, abbiamo avuto già dopo 30 secondi un'occasione tu per tu col portiere con Pezzotti, un colpo di testa di Bosco a colpo sicuro, quindi la squadra secondo il mio punto di vista nella prima frazione ha fatto abbastanza bene, abbiamo chiuso col doppio vantaggio, nella seconda frazione abbiamo gestito il risultato e l'abbiamo fatto senza rischiare niente. La classifica è cortissima, prima di questa gara avevo detto ai ragazzi che c'erano 10 squadre in 3 punti, adesso oggi più o meno è cambiato pochissimo e noi andiamo di partita in partita, l'obiettivo è rimanere nelle posizioni alte di classifica, però partendo sempre dalle prestazioni. La squadra sta rispondendo bene sul campo e con buone prestazioni, quindi adesso c'è questa gara prossima col Fiuggi in casa, un scontro importante dove i punti sono pesantissimi, cercheremo di prepararla al meglio. Un calcio di rigore di quelle fattezze, potrete divertirvi a rivederlo questa sera, credo che sia l'ennesima riprova che qualcuno non ci voglia bene, perché
due domeniche fa, qui c'è stata negata la vittoria al 94esimo, un fallo su un portiere, una cosa incredibile, poi un calcio di rigore inventato in questa maniera, è chiaro che piega le già fievoli forze di questi ragazzi che vivono un momento di disagio notevole, che però va fatto un encomio grandissimo perché ce la mettono tutta e anche al cospetto di una squadra forte quale Bineto penso che non abbia demeritato. E il rammarico è grande e chiediamo maggior rispetto, perché penso che sinceramente gli arbitri che in queste ultime gare si stanno divertendo nei nostri confronti la facciano veramente un po' troppo sporca, perché mi viene in mente il calcio di rigore tirato fuori con una mano in maniera evidente a Chieti e anche da lì si condiziona una gara, quello di Tolentino in casa, il fallo sul portiere, oggi un calcio di rigore, cioè, diteci che dobbiamo retrocedere, retrocediamo, però fateci giocare, tutto qui.